Di nessun'altra erba si è parlato così tanto negli ultimi tempi, e di certo nessun'altra erba può vantare di aver ricevuto uno dei più prestigiosi premi, il Nobel per la medicina. Fu la scienziata cinese Youyou Tu, però, a esserne insignita nel 2015, dopo aver dimostrato le attività antimalariche dell'Artemisia annua e averla trasformata in un vero e proprio farmaco con il supporto anche dell'OMS. Considerata un'erba magica in praticamente tutte le culture, così come tutte le appartenenti alla famiglia delle Artemisie, nella medicina tradizionale cinese la pianta è usata da millenni. L'Artemisia è forse non a caso citata per prima nel famoso Laknuga, l'antico poema anglosassone sulle nove erbe che curano da tutti i veleni e dai contagi, anche quelli aerei. A tal proposito, il Laknuga recita letteralmente: ricordi, Artemisia, ciò che hai reso conosciuto, ciò che hai detto al grande annuncio. È richiamata la prescelta, la più antica delle erbe. Hai potere contro 3 e contro 30. Hai potere contro il veleno e contro il contagio. Hai potere contro il ripugnante nemico che percorre la terra. Secondo quanto riportato dal sito newsmedical.net, l'Artemisia annua sarebbe dotata di un autentico miracoloso superpotere. Potrebbe essere impiegata contro il SARS-CoV-2, il famigerato coronavirus. Secondo quanto riferisce Sally Robertson, autrice dell'articolo intitolato «L'estratto di Artemisia annua interferisce con la replica di SARS-CoV-2 in vitro», pubblicato sul sito appena citato, la bellissima pianta potrebbe quindi concederci un suo ulteriore miracolo. Il rapporto scientifico in originale a cui la Robertson fa riferimento nell'articolo è riportato nel Google Drive reperibile tra le informazioni di questo video. Il rapporto recita letteralmente: qui mostriamo che gli estratti della pianta medicinale Artemisia annua, che produce il farmaco antimalarico Artemisina, prevengono la replicazione di SARS-CoV-2 in vitro. Abbiamo misurato l'attività antivirale di estratti di foglie essiccate di 7 cultivar di Artemisia annua provenienti da 4 continenti. Gli estratti di foglie hanno mostrato attività antivirale. I risultati suggeriscono che il componente attivo negli estratti è probabilmente qualcosa oltre all'artemisina o è una combinazione di componenti che agiscono sinergicamente per bloccare l'infezione virale post ingresso. Ulteriori studi determineranno l'efficacia in vivo per valutare se l'artemisia annua possa fornire una terapia efficace in termini di costi per il trattamento delle infezioni da SARS-CoV-2. Questo è quanto riporta l'articolo. In Madagascar, una tisana a base di Artemisia annua è utilizzata per prevenire e curare il virus. Milioni di bottiglie di tisana vengono distribuite e consumate da mesi nelle scuole. Le autorità invitano tutta la popolazione al consumo di questa bevanda. Lo stesso presidente del Madagascar, Andrei Rajoelina, ha dichiarato pubblicamente che i test effettuati sulla popolazione hanno dimostrato l'efficacia della tisana contro gli effetti del Covid-19. Molti video attestanti quanto riportato hanno ormai un'ampia diffusione su YouTube e altrove, ma i media europei sembrano non averli notati per qualche motivo ancora da decifrare. I link ad alcuni video sono riportati tra le informazioni di questo contributo. Diffusa su tutto il territorio nazionale, l'Artemisia annua non è tuttavia facile da reperire come l'Artemisia vulgaris. Facile da coltivare perché si adatta ad ogni clima temperato,
i semi di Artemisia annua sono facilmente reperibili in commercio. Della pianta si usano le foglie e le infiorescenze. Con l'augurio che la dea Artemide, protettrice degli uomini e della natura, voglia concedere all'Artemisia annua, una delle sue magiche emanazioni, anche questo straordinario potere antivirale, buon rispetto e buona scoperta delle spontanee sacre a tutti. Arrivederci.